Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui venuti. A me è compito di aprire il portale meeting anticlericale in maniera solenne e ufficiale, spendendo alcune parole preliminari. Torniamo dopo un anno in sordina all'edizione del meeting restituita al centro della città di Fano, con degli spazi degni del meeting anticlericale, la sala San Pietro in cui siamo stasera, chiosco sotto per vedere lo spazio ricreativo cosiddetto vicino alla Rocca Cristiano, dove avremo possibilità di apprezzare il menù eretico stanno freddo e in parte caldo per rispettare. E quindi diciamo che abbiamo vinto una piccola battaglia nei confronti di chi l'anno scorso ci aveva delegato in una minuscola sala del paese in Marotta, di cui ringraziamo anche l'amministrazione comunale per la sensibilità, e da rifugiati siamo tornati a essere protagonisti di questa fine estate. Protagonisti poi in maniera abbastanza eclatante, perché mentre l'anno scorso la polemica sulla stampa tendeva soprattutto a mettere in evidenza come la questione dello spazio sociale fosse diventato un problema grosso per la città di Fano, oltre al fastidio che dava questo meeting anticlericale alla anomalissima giunta SDC, IRI e MFRI. Quest'anno invece la giunta ha dovuto fare conti con l'errore dell'anno scorso, riconoscere implicitamente e restituisce lo spazio vicino a me. Ma questo non è stato sufficiente perché, diciamo, ancora fronte a un attacco inedito da parte del vescovo di Fano, il quale mai il dottor Andrescetti è sceso in piazza con dichiarazioni che prese alla stampa e un continuo una lettera diffusa alle varie parrocchie perché lui si è durante le messe di domenica scorsa. Ora noi eravamo abituati a iniziative di preghiera per la sorella delle nostre anime che in una dichiarazione con molta attenzione per il nostro futuro al di là faceva poco il video nella sera del consiglio. Quest'anno siamo molto onorati del fatto che sia ricordato il meeting anticlericale e abbia espresso parole di fuoco, caso di dire, di fatto di giornale, nei confronti del meeting e di chi lo organizza. Ma siamo anche molto soddisfatti del fatto che il vescovo abbia espresso parole altrettanto polemiche verso la giunta comunale. Beh, in realtà il meeting anticlericale di questi anni non voleva fare altro che far emergere proprio questo, quel lato oscuro della Chiesa cattolica, tollerante, liberale, moderna, che invece in realtà mantiene un aspetto estremamente intollerante, oscuro, e pronta a rinnegare quella pagina di liberalismo che si tratta, ogni volta venga messa in discussione il suo potere temporale, ogni volta vengano messe in discussione determinati che la Chiesa pensa di avere e che in realtà pensa di avere ancora quando attacca e si lamenta per il fatto che la democrazia cristiana e tutta comunale non abbia speso una parola per impedire così come in realtà dice il discorso. Questo reiterato attacco agli enti locali o al governo addirittura sta a dimostrare l'insofferenza che la Chiesa cattolica dimostra rispetto ad altri vertici fino ai vertici locali per tutto ciò che la società civile avviene senza il suo consenso e il suo benestare come condizione dell'arte che facciamo da 2 anni a questa parte a oggi. Noi non siamo per niente arrabbiati con la Chiesa Cattolica Canese, vi ringraziamo l'intervento del vescovo perché ci permette di smascherare quelle che sono le loro false liberalità. Però su una cosa dovremmo intervenire molto chiaramente. Le accuse di basso profilo culturale, di disdegno, di insoddisfazione dei diritti, per cui il discorso diventa molto più delicato e molto più vicino. Siamo molto più preoccupati, perché il signor Cecchini, non essendo mai intervenuto nel nostro ambito, non può assolutamente permettersi di classificare
musicale, la nostra iniziativa in questa maniera. E gli ospiti che abbiamo avuto in questi 8 anni, che abbiamo anche quest'anno, sono il tavolo della cultura per mostrare come il sentimento laico, anticlericale e comunque di critica aperta alla politica della Chiesa sia la realtà italiana con cui bisogna ancora fare conto, perché l'osservazione al cattolicesimo italiano fortunatamente ancora non è stata fatta. E quindi io inviterei pubblicamente i sacerdoti canesi e i vescovi a intervenire e a confrontarsi direttamente con chi da questo parlo, anche dall'altra parte, ogni anno, perché questo appuntamento, per testimoniare come esiste un altro modo di vedere le cose, un altro modo di pensare. Infatti il nostro anticlericalismo, l'abbiamo ripetuto costantemente anno dopo anno, ha cercato sempre di prendere le distanze dall'Ottocento, ma non per rinnegare la tradizione italiana estremamente ricca culturalmente, quanto perché sono superati i fattori e le condizioni che determinavano l'anticlericalismo e esistono invece nuovi che ci hanno costretto a dar vita a questo momento. Abbiamo sempre ripetuto nelle nostre sedi, la Porta della Cristiana, la Stella San Gallo, che vedremo anche quest'anno, la Sala San Michele, che probabilmente nessun meeting antidelicato sarebbe stato pensabile durante il pontificato Papa Mancati, o addirittura il pontefice. E questo perché i sentimenti che la Chiesa esprimeva in quegli anni verso la società civile, verso le donne e gli uomini non credenti, dimostrava una tradizione tale che è assolutamente inutile, quasi eccessivo, quasi ridondante, prolungare la politica anticlericale, che è stata la fine del progetto. Con l'avvento del Papa Polacco sono profondamente cambiato. E prendo adesso anche spendo due parole per rispondere al diavolo, oggi ci indicava sempre lo stesso del cammino, è estremamente semplice. Ci accusa di sollevare sul campo e di essere quindi anche storici. Io non riuscirei a riflettere subito il primo di questi anni 80 sollevato sul campo, che prima non esisteva per tenere il primo, che era estremamente divino. È stato questo signore di Dio, il quale ha cercato di portare alla Chiesa quel potere temporale, quel potere di inquisire le vite private, donne e uomini, le fare, per proporre il primato della Chiesa, non soltanto sulle anime, ma sulle nostre coscienze. E l'etica anticlericale è fatta così. E l'anticlericale perché la provocazione anticlericale è sicuramente quella che più di tutte punge nei punti più vitali gli aspetti curativi della Chiesa cattolica italiana di fare via lo studio. E questo non ce ne siamo riscontri. Tuttora continua questo atteggiamento, non è parte della. Ma il nostro anticlericalismo ha a che fare con un atteggiamento diffuso in società italiana che è di confronto, di critica con tutti coloro che, credenti o meno, si vogliono porre il problema del potere religioso, del potere culturale, del potere. Gli esempi sono infiniti. Allora, di una cattolica nostra orientale, non parleremo di mai, non parlavo di mai, per discutere seriamente, parlavo di famiglie, ma tutti i vari piccoli interventi, con i grandi interventi in attività di un'altra, se fatto l'altra, che avvengono naturalmente. Niente. Io non voglio parlare di ancora della cattolica di stasera, però sono il fatto che noi siamo orienti per l'Italia perché non esiste in positivo nulla della storia che abbiamo visto, che possa distinguere chi non crede e chi non crede. E il termine laico spesso si è rivelato insufficiente a dare piena identità e a raccogliere i valori che esprimono di coloro che non si riconoscono nella Chiesa cattolica o comunque in un credo confessionale. Noi non abbiamo mai inteso attaccare o offendere
spazi, dall'atteggiamento verso la guerra del Golfo, l'atteggiamento verso la liberazione dei paesi dell'est, l'atteggiamento verso l'educazione religiosa nelle scuole pubbliche italiane. E il nostro sforzo è stato, in qualche modo, uno sforzo quello di cercare una sintesi tra questo appuntamento e quanto in Italia da moltissimo tempo si battono per il libero pensiero, gloriosa in Italia, farà trovare attuali che anni si battono contro la Chiesa Cattolica e il potere temporale. Ne parleremo domenica mattina e io mi auguro che si possa finalmente mettere mano a questa federazione delle sezioni d'arte per il rispetto dei diritti dei non credenti. Per alcuni vorrei, se c'è qualcuno della stampa che era presente, ma ci riusciamo anche per noi, che anche il liberismo di oggi venga visto non come qualcosa contro che basta, ma come qualcosa di alto, di diverso, portatore di valori autonomi, di valori propri, che non sono soltanto in direzione contro, contestataria, alternativa, ma che sono in direzione di un possibile sviluppo diverso della società. E il nostro modo di vedere le cose non è ridotto a pura contrapposizione, ma porta dentro di sé dei valori profondamente importanti dal punto di vista storico e della vita vissuta. La solidarietà che la società civile esprime non ha niente a che fare con la carità cristiana. Siccome il dato di peso ci attacca proprio su questo piano, noi rispondiamo che non avremmo fatto come San Martino, che in vista metà sono un periodo per trattare qualcuno, mentre tanti altri non vivevano con un periodo, stando a caldo lasciando tutti altri, ma avremmo organizzato quante erano le materie per dare il valore a tutti gli altri. E qui che c'è la differenza tra chi pensa una società di solidarietà tra gli esseri umani e chi invece pensa semplicemente alla stessa di questi altri, che si basa su chi ha, quella visione tra chi ha e chi non ha. E il nostro anticlericalismo ci si fonda anche sulla recitazione e la scoperta di questi profondi valori che sono la base poi della tradizione socialista più ampia, che deve avere il suo componente di vita. Sono le 18 e come avevamo promesso il giorno scorso, vediamo la parola, non spendo altri minuti per presentare il giorno scorso perché manca molto conosciuta. Dopo di lei interverrà Cosmo Sallustio Sardegni, anche lui molto carissimo amico, perché già la seconda volta che interviene al nostro meeting, portatore anche di un settore del regismo italiano che si trova spesso a dover rinforzare gli attacchi del potere temporale. Io non devo far altro che augurarvi una buona serata dopo l'intervento dei relatori, l'appuntamento allo spazio educativo per passare insieme una buona serata e poi l'appuntamento di mattina con il compito di sì dal Parlamento. Concludo con la parola a Giorgio. Quale i cristiani, pure per un momento
stavo in tutti i 12 laici cristiani, del mondo cristiano, trovavo il padre di Provenzano. Forse a quel libro, ordinando in San Bertano, che parla appunto delle donne come dei cittadini attraverso le quali tutte le donne si trovano. Solitamente anche superati, però uno storico ha analizzato e si può
principio della giustizia umana, che è la seconda autorità della umana, è il principio di tutte le religioni, di conseguenza non abbiamo delegittimato la guerra. La guerra è proprio quello che è la, diciamo, il risultato storico di questi simboli del linguaggio, di questi modelli che purtroppo sono ancora modelli del mondo. Ora, la guerra contiene la tortura, il giudizio umano, lo stupro legittimato e tante altre cose, e queste le giustificiamo da una parte, quando poi legittimiamo l'intero fenomeno, il sacrificio didattico. Il sacrificio didattico viene presentato come libertà. Mi raccomando, sapete bene. Magari dopo potrò ma andiamo all'origine di questo fenomeno. La religione è qualcosa di diverso dalla cultura popolare dell'animismo, che in realtà immagini poetiche, fantasie, personalizzazione dei fenomeni della natura, è un rapporto costante, dialettico con la natura, che faceva sì che tutte queste immagini poetiche, fantasie, come l'uomo stesso, come la vita stessa, e comunque non costituivano un potere. Una sibilla o uno sciamano non avevano potere, il potere è sempre legato alla distruzione militare, perché non avevano, erano semplicemente le persone che avevano più conoscenza, che ne sapevano di più. Sapevano di più sulla realtà delle cose e qualche volta anche sulle fantasie o sulle invenzioni per spiegare qualcosa che diversamente sembrava spiegabile, ma non erano dei poteri. La religione è un potere, e quando insorge questo fenomeno storico? In fondo è una cosa da fare per gente, e qualche migliaia d'anni anni dopo la rivoluzione del neolitico, ossia questa grande novità per l'umanità di poter selezionare le piante selvatiche per dar luogo a un'agricoltura controllata e di saper gestire l'allevamento degli animali e poi di sapere gestire l'uso dei metalli. Tutte queste grandi novità portano a un possibile nuovo. Il possibile nuovo che si crea è quello dell'accumulazione, della possibilità di qualcuno di impadronirsi una parte maggiore di questi beni per fare uno strumento di potere. Io vado molto nelle scuole di New York e chiedo sempre ad altri, ma ti hanno spiegato come si innesca una società scientifica? La società scientifica è una cosa che è assolutamente naturale, non esiste. Le comunità umane, per vivere in maniera equilibrata, non avevano inventato queste forme di enorme squilibrio, di potere di accumulazione che fanno luogo appunto alla società scientifica. Come si innesca questo fenomeno? Si attraverso dei processi complessi, per i quali ben studiati. Ma quando queste oligarchie riescono a fermarsi sulle maggioranze, creando questo fenomeno veramente squilibrato, di un minor numero che si impone a un maggior numero, che evidentemente non è di origine natura, e crea dei fortissimi squilibri. Allora non basta, e dite, è l'insorgere per esempio dell'istituzione militare. L'istituzione militare prende avvio con la società scientifica, perché per proteggere l'enorme squilibrio messo in pericolo dal fatto che i subordinati sono tanti e quelli che comandano sono così pochi,
sotto nella paura di un continuo e continua di un castigo. È una cosa quanto mai estropriante. Un essere umano spaventato è manipolabile. E questo di spaventarlo attraverso la monologia della violenza, la possibilità di ricorrere alla violenza fisica, non è sufficiente per creare una scomprensione duratura. Ci vuole anche un'altra cosa. E allora, insieme all'istituzione militare, sorgono le religioni. Ossia, il concetto di un superpadrone che è andato nella metà fisica, metà fisica, oltre la natura, ossia al di là della nostra dimensione. Chiaramente, essendo al di là della nostra dimensione, ci mette il robo, sono diventate uomini di parte, non ci sono né controlli, né verifiche, né possibilità di riportarlo a una dimensione umana, per cui va bene, aveva assoluto potere. E insieme insorgono questi due aspetti delle società didattiche e squilibrate, prendono la prima forma come società tecnica. Da una parte il monopolio della violenza, il professionalismo e la continuità della violenza organizzata, della violenza armata, dall'altra il terrorismo psicologico dato dall'invenzione di un superpotere di cui le oligarchie si autonominano rappresentanti, mettendo sulla loro testa, oltre al potere economico, militare, sociale che hanno, anche un superpotere misterioso, onnipotente, terrificante. Allora lì abbiamo l'insorgere di quello che è il grande religione, che ha sempre questa caratteristica di inventarsi un superpotere al di là della nostra dimensione, assolutamente inventato, assolutamente manipolabile rispetto alle storie che ora rumore, che serve, appunto, ancora una volta penetra nelle coscienze di queste maggioranze spaventate continuamente, aggravando la loro esportazione, la loro impossibilità di crescere, la loro impossibilità di conquistarsi un'autonomia e una dignità. E questo è il sorgere delle religioni, che cominciano a divinizzare quello che è il supremo capo della società. E poi alla fine dilatano creando al di sopra della nostra testa, della nostra vita, della nostra comprensione possibile, dei superpoteri a cui non si può resistere in nessuno. E le religioni hanno tutte questa caratteristica. Nel mondo antico sussistono tanto le limitazioni anche degli spazi. Per un residuo di cultura popolare, ma poi a un certo punto, cominciando soprattutto al 600 avanti, appaiono le grandi religioni. Noi, da questa parte del mondo, abbiamo a che fare con il sorgere di una religione monoteista, ossia strettamente verticistica, che è un potere assoluto che è rapporto in un solo simbolo, senza niente accanto, e che ha sull'umanità questo potere, che è un potere terrificante perché è soprattutto un potere punitivo. Se tu mi credi, vabbè, se tu non mi credi, ti distruggo. E ha riferito anche durante la guerra del Golfo su questo perché è un po' curioso, nessuno si pregava il suo particolare Dio, perché poi tutti questi dei che ci sono nel mondo, veramente
l'azione della distruzione di chi non riconosce il vero Dio, il quale va peccato. Allora, durante questo corso vedremo molte specifiche richieste, no? Questo padre, la mia ministera, la mia ministera, la mia ministera, la sinagoga, no? E tutti predavano il loro Dio di che cosa? E che cos'è il loro Dio che si fa pregare? Se avesse il potere di far cessare una carriera, ah, se mi preghi abbastanza forse lo faccio, ma forse, poi se non mi vanno lo faccio, se lo prendo a tutti, pregare. Io mi ricordo il preghiere di una signora, poi, moglie di una notabile cattolica, durante la guerra, una brava donna, simpatica, no? Che una mattina arriva da me tutta felice e dice, il signore ha ascoltato il mio preghiere, perché era stata convocata al quartiere di uno per la notte e la comune casa era caduta accanto. Poi ho saputo che era caduta su un asilo di bambini alle ore 9 del mattino ammazzando 30 bambini. Questa signora ringraziava il signore perché era fatta la grazia a lei, non era fatta cadere sulla casa. Questo è il pregare. Pregare è appunto chiedere una grazia per sé o per il tuo clan o per i tuoi simili, ma certamente non per tutti, perché evidentemente questo non sarebbe possibile. E allora queste religioni che inoculano questi principi estremamente gravi per i processi di inquinamento della specie umana e del suo rapporto con la natura. Intanto c'è un potere assoluto col quale uno si discute, paterno e maschile. Le donne non c'entrano. E che in nome di questo potere ha il diritto di sacrificare coloro i quali soffrono. È la legittimazione del sacrificio umano. Se vedete il Vecchio Testamento, vedete, ecco, per esempio, la strage dei Madianiti, no? Mosè, che dice, andate a distruggere i Madianiti che non riconoscono il vero Dio, e meritano di essere eliminati dalla marcia della terra. Che rilanciano, vanno, ammazzano quasi tutti, poi tornano, ci abbiamo rispaccato qualche neonato e qualche femmina, perché ci sembravano, in fondo, le istruzioni erano sufficienti. E Mosè che dice, ma no, ritornate, ma siete fino all'ultimo remato, fino all'ultima vergine, perché la razza dei materialisti deve essere eliminata dalla faccia della terra, perché non è mai. E infatti mi diceva, mi ricordo, un vecchio ebreo, Santa Marsiglia, nel 42. 42 era un anno molto buio, pareva proprio che il nazismo, con tutti i suoi alleati, potesse predominare il mondo. Perché noi ci dimentichiamo spesso che il nazismo non era una malattia particolare del popolo tedesco, una sua patologia episodica e strana, ma una conseguenza logica dei principi e dei simboli della civiltà occidentale. Infatti, Hitler aveva moltissime complicità. Pensate che tutti i governi cattolici negli anni 30 erano più grandisti. Il discorso più chiamato di esaltazione del nazismo, finalmente abbiamo parlato di sempre il mondo cristiano occidentale della barbarie che viene dall'est, fu pronunziato da Pacelli allora annuncio apostolico a Budapest, quando Hitler nel gennaio del 33 andò a ma non solo i cattolici irlandesi preparavano i punti di sbarco per i nazisti di Inghilterra. Ora, vabbè, dico, la carta non è granché, ma è un po' di tutto, no? Ma tutto il mondo islamico, tutti i mondo
ginocchio alla Francia e all'Inghilterra, che con loro colonialismo imperato avevano creato tali stragi e tali orrori nel Medio Oriente e in altre parti del mondo, che di nuovo proprio alla Francia e all'Inghilterra i movimenti islamici erano tutti giornalisti, solo come Turchia era più giornalista come Stato, ma lo erano anche tutti i movimenti dalla Siria, e persino i medici avevano. E d'altra parte le grandi potenze colonialiste, tipo la Francia e l'Inghilterra, che si battevano contro il nazismo, come oggi parlavano di diritti dell'uomo, no? Deve sapere cose, l'umanità, in realtà lo facevano per difendere che l'impero coloniale ancora rassissimo, e se la prendevano con Hitler soprattutto perché faceva nel cuore dell'Europa quello che loro avevano fatto da tre secoli negli altri continenti. Tanto in Germania non sono stati inventati dai nazisti, fanno pensare alla sorte degli Indio dell'America, che all'inizio del 1500 erano 80 milioni, fino al 1500 erano 10 milioni, quelle cose che erano successe nel nostro mondo. Ed perciò queste potenze colonialiste che si dichiaravano contro Hitler, in realtà partecipavano agli stessi simboli, agli stessi modelli, agli stessi principi. E infatti anche questo che era molto nominato la figlia veniva dalla Polonia, era molto provato, mi diceva, noi correggionali si dimenticano di rileggere mai tanto, perché ritroverebbero dentro tutto dentro. Infatti, dal sacrificio di tratto la strada di Madonna, la parte destra, la figlia di destra, è praticamente tutto, sembra che mancava, adesso ci sono anche delle prove di questo, dato che Hitler non era molto versato nelle lettere, si è stato scritto in collaborazione con un frate cappuccino cavallesco. E allora noi possiamo andare un po' a fondo a queste cose, conquistare un minimo di coerenza. Non possiamo paragonare nella nostra mente dei principi inconciliabili. Io quando vado nelle scuole, chiedo ai ragazzi, per fare la cresima e lo comunione non è una cosa innocente, è una complicità con le strati del libro di Marco. Non è difficile dimostrarlo. E allora, credo che si pone oggi in questo mondo, oramai tutto questo scende, grazie alla sfiga, della comunicazione che c'è nel mondo, tutto il fermento e l'effervescenza di quelli che sono stati simboli e modelli indiscussi per tanto tempo e che adesso vengono messi in discussione, ecco, è di cercare di conquistare un minimo di coerenza nel nostro modo di pensare e nel nostro modo di agire. E come donna devo dire che ciò che vado a fare, perché la complicità dei vari poteri, delle varie culture, con un lungo assoggettamento che è avuto nella traccia di Spreger, il suo momento alto, il suo momento più efficiente, non è che sia del tutto cancellato o che sia diventato molto diverso. Basta che aprite la televisione, vedete che tutti erano i maschi, i quali decidono delle nostre sorti dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, dal punto di vista economico. Se c'è una donna, per esempio, è stata prescelta dai maschi e non rappresenta certo le donne rimaste nelle case per le strade, ma rappresenta soltanto un'accettazione di un modello maschile, dato che altro mezzo non c'è per arrivare al portiere. E allora facciamo un momento, una riflessione su quella che è stata la
perché in realtà questi fenomeni si sono sistemati, hanno avuto la loro organizzazione, la loro istituzionalizzazione proprio in questo brevissimo lasso di tempo. Che non vuol dire che poi non sussistevano anche altre strutture, naturalmente antiche e represse, però che hanno assicurato all'umanità quel tanto di progresso che meno male siamo riusciti a rimediare. Ed è certo non è dovuto alle oligarchie del potere politico, religioso ed economico, che certamente, non credo che sia difficile dimostrarlo, è la parte peggiore della società, sia dal punto di vista morale, dell'etica della specie, sia dal punto di vista mentale, della società, di causare infinite distruzioni non necessarie, rendendo addirittura difficile la sopravvivenza dell'essere umano su questo pianeta, con distruzioni in mano di vite, di tutti i tipi di vite, e con un concetto della natura serva e dell'uomo padrone che ci porta oggi ai disastri a cui assistiamo, con un sistema economico il quale ci insegna a preferire un mucchio di carta moneta all'acqua potabile, perché purché la cosa sia economicamente redditizia, c'è un solo tipo di economia, molto a volte non è una grande l'illusione di credere che i paesi dell'est fossero un'alternativa o una contrapposizione a quelli dell'ovest per la grande visione di questo secolo, perché in realtà il fondo dei simboli e dei modelli a cui si richiamavano erano dello stesso tipo, non erano alternativi. Ora, il fatto che appunto ci insegnino, io copiamo naturalmente gli ragazzi che vanno nelle scuole di economia e commercio, che studiano economia e università, perché ne escono veramente con idee molto pericolose, senza nessuna alternativa. Loro non si dice che c'è anche un altro tipo di cultura emergente, per ciò che riguarda l'economia, l'ecologia, la produzione e la distribuzione dei beni. Se non si chiama sola, che fanno male, finisce con la chiamata. E che appunto si assumono a questo, meglio un mucchio di carta moneta che non si dicono che l'ha passata, che non sono considerati dei beni perché non sono commerciabili, e se non rientrano nelle formule matematiche dell'economia, che è una formula matematica del tutto astratta, che non ha nessun rapporto con la vita della gente, la vita dei corpi, la vita del quotidiano, della vita della gente e di tutte le vite con cui viviamo in simbiosi, che noi non possiamo vivere senza gli altri, senza l'erba. Nessun artigiano tecnologico può sostituire l'operazione della clorofila durante la notte. Non possiamo vivere senza acqua potabile, che è diminuita del 30%. Però a questo di questo non si parla, questi temi gli interessati della nostra vita, si parla soltanto del gioco del denaro. È un'attrazione, perché questo mucchio di carta moneta, da un momento all'altro, essendo la pura convenzione, un accordo, diciamo, astratto, questo male può diventare carta astratta. Non è una cosa concreta, non ha niente a che fare con questo. E allora, in questo, forse non salve le religioni, hanno servito a corroborare delle situazioni storiche, degli assetti in cui un'oligarchia si impone a una maggioranza. Sono state veramente complici, anzi addirittura promotrici di tutti i peggiori diritti contro l'umanità, e poi dopo come istituzione utilizzate si fanno l'assistenza. Presa di racconta da portare un po' di contratto questo popolo attraverso una serie di religioni, una verso l'altra, per cui questi popoli si trattano
questi 870 milioni di gente che muore di fame per le strade, e certamente Teresa di Calcutta non dice che bisogna cambiare il regime, né cambiare il governo, bisogna contestare i poteri, la, no, lei dice che ha fatto un po' di assistenza conquistando la norma potere, che certamente non avrebbe da nessuna parte. Se non si occupasse di gente così disastrata e disastrata, certamente non riuscirebbe ad avere potere della nostra parte. E tutte le vicende di questi secoli, di questi millenni, sono sempre legate a una forza, una pubblicità, una giustificazione di cura delle regioni. Non c'è caso di diritto autonomia che non abbia visto questa autorità di Vaticano, ma anche il dottor Vanno Fugini, considerando che era un'espressione per il diritto milanese, no? Però era più moderno, vogliamo però milano, questo tipo. Vabbè, lui cosa ha fatto nel 71 quando è stato presentato in Russia? Ha proclamato struttura di altezza, una cosa terribile, esattamente, la cui vita sembra la terra finita da un ospedale psichiatrico, è la prima da scuola. Io mi raccomando, dato che adesso la prima da scuola viene pure proposta da alcuni italiani a Strasburgo come padrona dell'Europa. Voi sapete che sia padrona dell'Italia e delle forze armate. E sapete quando è stata proclamata padrona delle forze armate da Papa Macelli? Nel 39. Nel 39 viene desumata per padrona orrenda, sanguinaria, guerra mondaria, che maniacale, addirittura una propria verità, a trovare i voli, no? E tutte queste cose. Viene proclamata padrona delle forze armate che si avviavano verso la Tunisia, la Grecia e tutto quello che abbiamo visto, no? Ora, perciò, non voglio dire che un padre contro un altro non è questione di persone, non è questione nemmeno di tipo di persone, perché alla fine sostengono fondamentalmente sostengono certi principi di fondo che comprendono l'accettazione del sacrificio umano, ossia qualcuno deve morire di morte violenta per fare il sacrificio umano. Questo è il principio del sacrificio umano, che una società comunitaria turistica non conosceva perché non aveva bisogno, perché non rientrava nel quadro dell'analisi o della posizione a confronto della vita. Il sacrificio umano viene corroborato quando il potere appunto della minoranza si pone con la maggioranza, per cui al corpo terroristico è utile anche il sacrificio umano. Il crocifisso è un simbolo del sacrificio umano ed è ben terribile che si cerchi come simbolo di natura o ossia di violamento della morale un orrendo strumento di tortura,
perché fare questa cerimonia così distante, stare così atroci soffrendo? Insomma, poi diciamo che siamo per la democrazia, per la libertà, che siamo in parte del Medio Oriente per ristabilire la civiltà dei popoli. Ora, se noi appunto così visto, nei vari luoghi pubblici, cerchiamo una serie di etica, la croce era la serie di domani, no? Abbiamo la dimensione dell'orrore di prescindere uno strumento di tortura singolo di una cultura, ma la cosa deriva da questo. Perché, come si giustifica filosoficamente, perché naturalmente grazie ai romanzi dei romanzi creati prima al filosofia in appoggio alle relazioni che la filosofia mi ha fatto fare, sono evidentemente pratiche e potere, però bisogna creare una filosofia. Allora si crea la filosofia dell'uomo che è cattivo, che l'essere umano, a volte sono stato chiamato di comunque talmente fragile e più fragile di tutti del male, a cui il cattivo sarebbe cantato fuori. Avrebbe interpretato l'originale e questo è un principio che pervade tutte le religioni come loro punto di pressione fino alla psicanalisi, che dice che questo modo non ha corrisposto della violenza. Ma questo tipo di teoria serve a corroborare il principio che, dato che l'essere umano è cattivo di per sé, fragile, portato alle mediazioni e al crimine, ci vuole una bella classe di custodi che crei regole, discipline, chiusure, imposizioni per impedirgli di diventare per questo, perché se lo lasci, secondo questa teoria, se lo lasci alla sua natura, per pensare alla bambina. Questi sono i principi di tutte le religioni. Ora, a partire dal principio che l'uomo, la donna adesso, la donna è nella loro misura che abbiamo nella società, no? Questa è la religione. Giustifica tutti i peggiori diritti, i peggiori imposizioni, i peggiori autoritarismi da parte dei poteri che sarebbero i custodi di quest'ordine in nome di poi qualche cosa che se noi dobbiamo preservare al di là della nostra dimensione. E questa è la giustificazione ancora oggi. Ossia, ancora oggi si insegna questo, che essendo l'essere umano, grazie al cattivo, bisogna tenere la cosa. Ma chi tutto di oggi è custode? Questo purtroppo non si dice, perché questi che si vivono a custodi dell'ordine, ossia del buon comportamento delle maggioranze, vorrei vedere da quale pubblico o da quale principio mi deriva questa legittimazione a custodire e a orientare i comportamenti degli altri. Ma siccome c'è il principio dell'assoluta autorità materna, dell'assoluta obbedienza degli altri, si risolve tutto. Ma queste purtroppo sono le cose di cui non parleremo nemmeno, se fossero dei fatti storici del passato, che adesso abbiamo superato per qualche minuto, no? Ma vedendo se la carta è stretta oppure come sono insorte le religioni degli Stati Uniti. Ma purtroppo sono fenomeni ancora presenti. E per questo è indispensabile parlare. Non possiamo parlare meno, ma dobbiamo andare fino in fondo alle cose. Perché la coerenza è questo. Non possiamo fare le cose a metà, facendo la metà il vecchio senso continua a camminare tranquillamente. Per mettere in difficoltà il vecchio assetto tutti questi valori, simboli, modelli che abbiamo proiettato anche dentro di noi, che non hanno toccato più, e ci abbiamo detto delle cose veramente storiche, no? Veramente devianti. Che dovremmo raddrizzare, ma non c'è l'abitudine a fare un'analisi di questo punto. Perché io
qualche modo attraverso la loro vita qualche complicità per non fare la loro stessa avranno avuto. Ma perché mandarsi per darsi? Veramente c'è bisogno di dato, perché quelli per ragioni di età non sono responsabili delle azioni, degli avvenimenti che si susseguono attraverso i poteri del governo. E invece, ecco, la guerra prima di ieri cosa è stato? Chiude questa decisione, ossia la società espresse dal suo segno una parte di se stessa che sono più rimasti. Anche loro hanno un destino che non è molto, molto bello, no? Le donne ce l'hanno detto, ma loro pure. Affinché è rimasta anche per loro, affinché il resto della società sia meglio. Questa è stata la logica di tutte le guerre fino alla prima guerra mondiale. Ossia, una parte della società intera, perché sono qui che ce l'hanno meno, poveracci. Venivano mandati, non sanno, per passare un po' di tempo, e anche questi genitori diventavano mortificati nel tempo, invece di trattenerli o di impedire che andassero facendo, perché anche i genitori chiaramente erano responsabili di questo stato di cose. E così, questa è la prima guerra, questo tempo l'ha conosciuto per più guerre, grossissime. E poi una circa 160 grandi piccoli del mondo, è un secolo di guerra. Ora, nella prima guerra mondiale, dove erano giovani cittadini, noi abbiamo mandato 600.000 contadini a morire, nell'arco anni, per prendere un pezzo di terra, dove tutti parlavano tedesco, non c'era nessuna voglia da parte dello Stato italiano, cioè non si capisce, fa il referendum, no? Si fa mangiare 600.000 contadini e questo giovani contadini. Poi se c'è stato avanti in spagnolo, che è una cosa che non è grande, no? Però quando vedete le discipline nei paesi, no? Come l'Empoli, che erano i morti della prima guerra mondiale, tenete presente che quella maggior parte è stata una parte italiana. Voi sapete che secondo il regolamento ufficiale, quando l'ufficiale porta un'arma a porta portata, no? Porta una pistola, non mai può uccidere uno portato. Perché secondo il regolamento in azione, cioè durante un combattimento, se uno dei suoi soldati, invece di andare avanti verso il popolo nemico, animato da consenso e il popolo di Berlino, si gira a andare indietro, ha il dovere di sparare con la pistola. Se poi il poverino scende la trincea, prende avvicino all'altra parte, invece da qui a processo pericolo, no, per stare a parte, il pericolo è vicino dall'altra parte. Dall'altra parte la trincea si trovava a consideramento dei carabinieri che nella trincea che fare riuscirà la trincea. Oppure attraverso la nostra stessa artiglieria che prendeva la sempre il tiro, non era molto bravi per cui senso del mondo che si tratta di nemico di arrivare anche la nostra forza. Perciò la maggior parte sarebbe mandati da noi, lui è mandato dal nemico, tra l'altro modo di trattato di contadino dove ma adesso siamo arrivati a un tipo di guerra grazie agli sviluppi della scienza e della tecnologia che è abbastanza atipico e ci deve far riflettere. In una guerra moderna il suolo che si trova in condizione di assoluta sicurezza è il militare. E quello che non muore in una guerra moderna è il militare, la ripetizione colpo. 650.000 uomini non mandati a tutto il residente, no, prima in deserto, con tutte le comodità, le docce al giorno, non state lì, non c'è altro, no, ben vestiti, eccetera, dietro di vecchio, per vedere il tornato, no, con lo scherzo, e non per nessuno. Combattimento altro che per gli incidenti, come riportano i telefoni ufficiali per gli incidenti interni. In Iraq, la sola parte della popolazione ultimamente sopravvissuta, in ordine di scientifica, mangiato bene, vicino bene, ha studiato tutte le comunità, è la guardia che si portava di Saddam Hussein, che non ha avuto nessuna perdita. Hanno avuto ottimi rifugi, non sono mai andati in combattimento, perché ci hanno mandato dei vicini, dei curdi, per domani, no?
coraggio. Era una ragazza, vedi, era una però con coraggio. Oh, chiamate coraggio. Comunque, la giustificazione di tutta la retorica era il coraggio. Ma adesso, è anche chi l'ha preso. Non si è visto che anche loro avranno il tecnologico, non si stanno bene. Tra l'altro, devo dire, non si è niente. Infatti, sembra che poi i tassi di studio scientifico di questi pilota siano molto diffusi. Per quanto la statistica per quelle del Vietnam, sono quasi tutti affetti da gravi studi scientifici. Quindi poi hanno usato la bomba per uscire dalla TAC, che non credo che sia molto meglio che quando il termine di un artista, no? Pare un bombardamento a fondo di situazione che hanno nell'attacco di questo specifico di video, che non va a fare il fenomeno tanto di tempo, più guanto, no? Se le fanno la guerra, più guanto. E pare che insomma questo è stato rimasto veramente necessitato, non so. Ma in generale uno che ha fatto azioni di questo tipo, certo non è normale. Uno che lo sceglie poi professionalmente è tipo doppiamente anormale, è doppiamente. Perciò la presa lascia anche tutto un traffico di turbi mentali, ma soprattutto di fortissimo turbo morale. Come si può giustificare moralmente questo assassino affetto che era guerra di occhi? Come può comunque si faccia una propria coscienza? O continuare a fare la vita civile come una persona normale? Allora, noi abbiamo di fronte tutti questi problemi. E in questo troviamo sempre della richiesta che benedicono degli attesi, che vanno a benedire i combattenti, che dicono che bisogna vincere, oppure ogni tanto dicono che la guerra non si può fare niente, non si può fare niente, non è che fanno, perché sto per dire, la loro politica è certo che sia ora veramente si dà una valutazione sulle religioni dal punto di vista politico e storico. E lui che dà un piano metafisico che io non conosco, che io non so cosa sia il piano metafisico. Perché non niente, perché nessuno c'è che non c'è meglio, quando dico qualcuno aperto la pedale con la ferita, e non mi chiedono niente. Quando dico cos'è la ferita? Me lo dite con altre parole, insomma, voi magari le parole di Vittorio, così che capisco che le parole stanno parlando. Io non, per me queste parole non significano nulla, perché qualcuno non le spiega, non si crede a nessuno, nemmeno un bravissimo teologo che giurista, ogni tanto c'è un incontro con il presidente di cultura del mondo religioso, loro hanno una serie di persone molto preparate che mandano a parlare con i laici. Soprattutto quando questi laici, avendo un'altra natura morale, mettono un po' in difficoltà i religiosi. Però insomma, è riuscita a dire anch'io, che vuol dire non è dato, però dite con perifrasi, con altre parole, non sono mai riuscito a dare una risposta perché credo sia un assurdo. Sì, ma questa è una sciabata, se vuole. Io posso dire delle scelte paradossali. No. Lo so, ma dico, è una stupidaggine, a parte il gioco, ma è una stupidaggine falsa, perché è una cosa cretina dire, io credo che sia una cosa di una, capito? Come se può dire di una parola come fare, ma non può con questo portare alla mente un concetto o qualcosa.
quando una persona aspetta la situazione mentale è favorabile, il potere sapientemente crea queste confusioni mentali e con grande larghezza permette che convivano nella testa della gente delle cose assolutamente contraddittorie. Poi giocando questa contraddizione manica, non per nulla tipo hanno studiato tutte le tendenze di democrazia che tiene uno squilibrio così forte tra potere e non potere, avere e non avere, che fa sì che oggi il 15% della specie umana, che siamo noi bianchi, uno dei 75% di tutte le risorse del pianeta. E questa è una cosa che la vendetta non può durare. Questi colpisti sovietici si sono portati dal primo giorno a questa guerra del Cina. E i cinesi, dopo che l'hanno messo, stanno molto più bravi. Perché mentre stavano facendo passare la romanza per la razza, la piazza per la me, di grande al mondo intero avrebbero onorato tutti i contratti economici fatti dall'Occidente. E allora, silenzio, avrebbero potuto attaccare 50 milioni di cinesi che all'Occidente non gli importava niente, purché vengano onorati i contratti con la Banca Mondiale, con il Fondo Monetario Internazionale, con le singole nazioni dell'Occidente, che naturalmente sono contratti sempre diseguali, a sconto con il ritmo, al nostro grande vantaggio e a conto con i contratti degli altri. Invece questi pessimi generali sovietici hanno subito dichiarato che avrebbero visto tutti i contratti quanti all'Occidente e che avrebbero, si sarebbero preoccupati di creare un'economia all'interno dell'Unione Sovietica sufficiente. Figuriamoci, immediatamente all'arte di tutto l'Occidente non potevano riuscire, non hanno rispettato la situazione. È trovato il conto di Stato, certo grazie anche al popolo russo, però appunto anche il popolo cinese era sorto in tutte le città contro il regime stalinista che c'era e c'è tuttora, però non va. Questa rapporto delle due potenze è difficile. E un problema si risolve in maniera opposta a quello che le sorprendenze desiderano. Per cui, quando il Stato non poteva decidere in nessun modo, perché è anche questo. Mentre altri uomini di Stato riescono perfettamente, se appunto questi Stati del terzo mondo assicurano che i contratti e i fatti con l'Occidente saranno onorati. E i nostri profitti non è anche avanzare nella della popolazione, anche fare quello del 1976, il quale adesso è stato distribuito con tanti con molti imprese italiani per la rivoluzione, e poi di tutte le nuove canale sempre che poi fare notizie per la rivoluzione e sono privilegiate addirittura le imprese italiane, per cui possono tranquillamente determinare tutti i conti e tutti i vicini tranquilli che non ci vede nessuno non verrà con il suo. Io capo da alcuni da 30 anni e più e so benissimo che questa è la logica dell'Occidente e non la logica. Vabbè, detto questo, allora dobbiamo vedere come sono attraverso quali canali si mantengono in piedi e potentissime queste linee di sviluppo. C'è una grande città italiana che tutto il bellissimo libro sopravvivere allo sviluppo. Questo è il nostro problema, perché questo sviluppo è uno sviluppo micidiale, è una cultura di morte, è una legittimazione della distruzione. Allora, se noi non contrapponiamo a questo qualcos'altro, ma il positivo e il progettuale, e noi ci siamo veramente a lamentare, se lo diciamo anche quando si fa il privato, e non per farci racconto di tutto quello che va a fare, perché non l'abbiamo visto.
quello che fa bene invece è delle cose che si possono fare. Ora, ovviamente, in Italia, se noi non prendiamo una posizione per quale quella tradizionale che qui a Prano, come in Marche e in Romagna, ha una lunga tradizione che deve guardare prima internazionale, dai comunisti, dai separatisti internazionalisti, dai napoleoniani, che avevano identificato il nemico da battere nella regione e nell'esercito. Ed erano nettamente anti-italisti e anti-italiani. E questo ha portato un seme di compressione, di cultura, perché l'Italia germana lo dimostra anche per la testa di Pavarotti, che è assolutamente attiva e non sarebbe pensabile in altre regioni, perché dietro di noi c'è questa lunga tradizione di chiarezza e di identità, di presa di posizione onesta e morale nei confronti dei fenomeni, di non compromettere. E noi dobbiamo ritrovare, andare avanti questi valori, perché ci sono nel mondo, ci sono nella nostra società, e non scambiare la tolleranza per la posizione del territorio territoriale, ma ci mancherebbe altro. Che vuol dire che io non sono la tolleranza del progressista o nazista o colonialista. La tolleranza vuol dire semplicemente che sono contro la marcia di nessuno. Perché ammazzare nessuno non si trova niente. E certamente non è un piatto penale di un anno di strada che si trova un problema dell'umanità. Non serve ammazzare, non serve pure proprio operare. Non è questo che serve, serve capire. Serve rifiutare, ossia non appoggiare, non accettare, quelle che sono le culture di morte, le culture che legittimano la rivoluzione. Finché non arriveremo a delegittimare la guerra, per esempio, il militare, noi non siamo una istituzione che poi comprende tutte le barbarie, perché la guerra è scatenamento di barbarie senza limite, sempre e sempre uguale. Non c'è nessuna possibilità di fare di una tigre un gatto domestico. La guerra è una tigre e carne di mano. E anche la forza, l'acqua, la certe, da certi simboli che legittimano l'assoluta autorità materna contro le donne e il sacrificio umano sono cose che noi dobbiamo veramente superare per andare verso un minimo di civiltà e di coscienza. Grazie. Chiaramente ci importano chiaramente un'attualità di quelli che sono i rapporti tra gli operatori dell'Italia, quelli che sono